Si è conclusa con una vittoria azzurra, ovvero 2-1, la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di promozione, disputata ieri pomeriggio allo stadio Caetina di Modica tra il Ragusa Calcio e il Fregentini. Primo tempo sfortunato per la squadra azzurra, in quanto i rossoblù di mister Alfonso Adamo si sono resi da subito più abili e attenti, riuscendo a segnare al 24esimo con Bennardo. È secondo tempo a fare la differenza, dapprima con il gol di Antonio Butera al 12esimo minuto e poi con il gol di Federico Bufalino al 14esimo, che ha sancito il vantaggio degli azzurri. Abbiamo disputato un'ottima partita in un campo difficile, dove all'inizio siamo andati un po' in difficoltà per gli appoggi, i passaggi. Loro hanno trovato un gol su calcio piazzato, noi però abbiamo creato e ancora possiamo migliorare tantissimo. E ottima la reazione, siamo stati un grande gruppo, abbiamo dimostrato che siamo solidi e ancora però c'è tanto da lavorare e tanta strada da fare, e sicuramente arriveranno le soddisfazioni. Si cerca di vincere in qualità, queste le parole del capitano Gianluca Filicetti. Abbiamo incontrato una grande squadra, secondo me, a mio avviso, una che lotterà sicuramente tra le prime cinque, ma lo sapevamo. Il campo non ci ha aiutato tanto nel fraseggio, però ci siamo subito resi conto delle condizioni del campo, abbiamo giocato di conseguenza e abbiamo fatto un'ottima partita. E quindi il rapporto con i compagni, che tecniche di gioco avete utilizzato per poter andare anche al vantaggio? Il rapporto è ottimo dal primo giorno, si è restaurato un bel rapporto. Le tecniche noi cerchiamo di vincere sulla qualità. Nella squadra è stata insomma attrezzata per fare bene e giocare a calcio. Cerchiamo di farlo nonostante le condizioni del campo non ottimali, e oggi ci siamo riusciti.